Dal punto di vista del governo questo è un risultato che lo rafforza. Per certi versi, primo perché uno degli più importanti partiti proponenti al referendum era il Movimento 5 Stelle, può dire di aver portato a casa un risultato che aveva promesso nel proprio programma elettorale. In secondo luogo perché questa forte riduzione del numero di parlamentari rende molto incerta, in alcuni casi quasi impossibile, la rielezione di molti dei parlamentari attualmente in carica. Quindi da parte di questi parlamentari è chiaro che ci sarà una forte resistenza a mettere in crisi il governo, con una caduta del governo e poi porterebbe quasi certamente a nuove elezioni. Quindi un risultato che complessivamente rafforza il governo in carica.